Non tutti trascorreranno le vacanze fuori città. C'è chi resta a casa, chi raggiunge la seconda casa al mare o in campagna, chi è già stato fuori, chi non parte per scelta, chi preferisce evitare la confusione e starsene tranquillo, chi non può permetterselo. Noi li abbiamo incontrati tutti per le strade del capoluogo e abbiamo compreso, senza dubbio, una cosa: oltre un lusso per pochi, la vacanza è soprattutto uno stato d'animo. Prima andavo facilmente in Egitto, Sharm, Sheikh e queste parti, però sto rinunciando e vicino c'è anche questa possibilità, mi trovo bene. Disoccupati, e io anche io disoccupato, ci mettiamo qua la mattina per passare un po' di tempo. Prendiamo un vetto cittadinanza, però vetto cittadinanza, come io pago le bollette, cosa, la cassa, l'Enel, se ne vanno tutte. Vacanza o resta a Bari? Resto a Bari, non vado in vacanza. Come mai? Perché sono un pensionato e non ho le risorse economiche per permettermi una vacanza. Al massimo mi sposto di 50 km, lo corro tondo. Mia figlia ha preso una casetta e stiamo là una settimana. Poi si ritorna al lavoro. Le vacanze a Bari in città o si va fuori? Bari. Bari. Come mai? Così si fa. Bari. È contenta, dispiaciuta o è andata così, è capitato? No, io preferisco farle in inverno. Siamo bene qui, abbiamo il mare, il bel tempo. È il Ferragosto qui? Sì. È una scelta precisa? Sì, perché non amo la confusione.